Qualche tempo fa feci un video in cui vi spiegavo il mio desiderio di diventare il re di YouTube Italia. Ma attenzione, non il re nel senso di governante, colui che domina su un determinato gruppo di persone. No, assolutamente. Il mio concetto di diventare il re di YouTube Italia prende molto dal concetto di re dei pirati di One Piece. Almeno nella concezione del protagonista, Luffy. Ovvero lui vuole diventare re dei pirati, nel senso che vuole essere la persona più libera del mondo. E allora io ho adottato questo concetto, adattandolo a ciò che è la mia concezione di YouTube. Ovvero io voglio essere libero di fare video, di andare a guardare quelli degli altri, commentare senza pregiudizi, senza farmi troppi problemi, sempre ovviamente utilizzando la testa, chiaramente, e così via. Ultimamente, però, questo mare che è YouTube si sta dimostrando molto ben più pauroso, si può dire così, di quello che può essere un vero mare pieno zeppo di pirati. Perché purtroppo, e forse avrei fatto bene col senno di poi a farmi gli affaracci miei, ho osato mettere fuori i piedi, o meglio guidare la mia nave, al di fuori delle rotte che seguo abitualmente. Nel senso che ho cominciato a esplorare un po' di più YouTube, limitandomi, perlomeno al momento, a YouTube Italia. E in parte devo anche ringraziare alcuni youtuber, come ad esempio Barbaroffa e Opinioni Moleste, che ho iniziato a seguire, appunto. Loro parlano di YouTube, almeno nella maggior parte delle volte parlano di YouTube, e attraverso di loro e anche qualcun altro ho spalancato un vaso di Pandora contenente tutti i mali del mondo, ma non l'ho aperto per guardare cosa c'è dentro, ho proprio fatto e ho scoperto cose che mai e poi mai avrei dovuto conoscere, mai e poi mai sarei dovuto venire a conoscenza di determinati individui. Ma in tutto questo marasma caotico e di putrefazione intellettuale voglio parlare di due tipologie di youtuber, passatemi il termine, anzi scusate se sono stato troppo offensivo, che mi hanno colpito più di ogni altra brutta cosa che ho visto, ovvero i bambini e, come seconda cosa, gente che non dovrebbe parlare dei suoi problemi su YouTube, ma con gente vera, tra poco vi spiego cosa intendo con gente vera, e soprattutto gente che si intende di risoluzione di problemi. Ma andiamo con ordine, che bello, mi sto proprio esaltando a parlare di queste cose. I bambini. Allora, viviamo in un'epoca in cui, a quanto pare, i bambini hanno accesso a ogni tipo di tecnologia. E viviamo in un'epoca che, a quanto pare, è proprio il caso di dirlo, i genitori non, a quanto pare, sembra essere questa la verità, non hanno sotto controllo i propri figli. Perché probabilmente pensano che il telefono e YouTube siano solo giochini. Sì, ok. E questo può essere vero finché il bambino segue qualche youtuber che magari fa gaming o lo diverte, e probabilmente la cosa, se finisse lì, sarebbe anche alquanto inoffensiva. Ma i bambini si mettono a fare video. Che cosa fa per un bambino quando decide di fare un video su YouTube? Emula il proprio youtuber preferito. I bambini, lo sappiamo, fanno così anche nella vita reale. Copiano, emulano, imitano i propri genitori, i fratelli, gli insegnanti, persone di riferimento, eccetera, eccetera, eccetera. Su YouTube, quando guardano i video, decidono di farli imitando magari il proprio youtuber preferito. Il bambino in questione, che decide di fare un video su YouTube, tuttavia non si rende conto che lui pensa di stare imitando bene il proprio idolo, magari facendo un gameplay o magari parlando di quello che parla il suo youtuber preferito, ma tuttavia la qualità del contenuto che propone non sarà mai della stessa qualità che vuole raggiungere, che pensa di star raggiungendo. E quindi sempre lo stesso bambino in questione, che decide di portare un video su YouTube, pensa di star facendo una cosa decente, invece non la fa, ma non si rende conto che si sta esponendo di fronte a possibili milioni e milioni di persone. Perciò, se un bambino imita un genitore nella vita reale, magari, che ne so, dicendo qualcosa
che dice un genitore, magari dice una cazzata, si becca al massimo una sberla, però magari si imbarazza di fronte, che ne so, alla classe, a 10-15 persone. Facendo così non si rende conto di esporsi davanti alla cattiveria di milioni di persone, perché su internet funziona così. Finché trovi la persona un minimo intelligente, o non commenta, perché le persone intelligenti di solito non commentano, o meglio, quelle intelligenti sono, spero anche la maggioranza, però di solito sono in pochi quelli che lasciano un commento sotto al video, oppure se non sono tanto intelligenti vanno sotto il video del bambino, di un bambino, a offenderlo. Gli scrivono magari vai a far merenda al posto di postare i video, torna a guardare i cartoni, e sono buono, mi rendo conto di star dicendo, di portarvi esempi molto molto edulcorati. E un bambino di fronte a questi possibili commenti può avere dei problemi. E a questo punto mi chiedo, ma la piattaforma intesa come YouTube non controlla nulla a questo punto? Probabilmente, siccome spesso mi è capitato di vedere video di bambini che purtroppo, senza rendersene conto, si rendono ridicoli di fronte al mondo intero, mi è capitato appunto di vedere video di questo tipo con migliaia, centinaia di migliaia di visualizzazioni. La piattaforma vede che, ahimè, i contatori degli euro salgono e quindi non dice nulla, perché è vero che di fatto spesso i video sono innocui, magari i bambini che parlano dicono qualche cavolata al massimo, ma non violano norme, quelle che di norma sono le norme di YouTube. Tuttavia violano violano un po' il buon senso nella maggior parte dei casi, perché io voglio vedere se adesso scendo in piazza Verbania, prendo un bambino qualsiasi, lo metto davanti a tutti in piazza, gli faccio urlare cose affinché possa raggiungere il maggior numero possibile di persone, gli faccio urlare cose, qualsiasi cosa, voglio vedere entro quanto arrivano i vigili a vedere che succede. Questo su YouTube a quanto pare non succede, e mi chiedo perché ci siano tutti questi video di bambini. Potrebbe sembrare un video in cui dico cavolate, ma sul serio, un filtro, un blocco? Non dico adesso di bloccare i minorenni su YouTube, no, assolutamente, perché ci sono dei ragazzini, magari anche delle superiori, ma a volte anche magari più piccoli, che hanno talento e hanno effettivamente qualcosa da dire, quindi sarebbe del tutto sbagliato limitare totalmente ai minorenni di postare video. Questo assolutamente no. Però non è che al mondo esiste solo o l'anarchia o il fascismo, quindi delle regole, secondo me, dei filtri. Boh, vedete voi, se poi a voi piace vedere bambini che si mettono alla berlina di fronte al mondo intero, senza la possibilità di arrivare a capire che cosa stanno facendo, senza la possibilità di arrivare a capire di fronte a cosa si stanno mettendo, ma perché nessuno gliel'ha mai spiegato e nessuno gli ha detto no, non farlo, questo... Boh, capite ora il titolo? Perché ho detto YouTube inizia a farmi un po' paura? Perché i contatori aumentano anche gettando bambini nella macina che li produce. A quanto pare non interessa a nessuno. Avete presente, no, la frase meme che ogni tanto rispunta su Facebook o in giro, no? Ma qualcuno pensa ai bambini? Beh, qualcuno pensi anche a chi altro c'è oltre ai bambini su YouTube che, come me, capisce che c'è qualcosa che non va e che qui qualcosa dovrebbe essere fatto. Ma la seconda tipologia di persone che secondo me rendono YouTube un posto un po' più spaventoso di quello che già potrebbe essere senza questo tipo di persone sono quelli che spiattellano i propri problemi, i propri segreti, i propri stati d'animo. E non parlo di cose a oggi sono contento, sono felice oppure sono triste, no, cose ben molto più serie, che le spiattellano così davanti a milioni e milioni di persone. Ognuno, per carità, specialmente se maggiorenne, è libero di dire, purtroppo a volte, quello che desidera, è libero di postare un video su YouTube in cui dice che magari si sente in un determinato modo, magari vuole diventare una determinata altra persona, ma ci sono al mondo delle persone che, senza che nessuno gliel'abbia effettivamente mai chiesto,
hanno deciso di studiare anni e anni e anni per comprendere che cosa in genere noi esseri umani abbiamo qui dentro. E non parlo dei neurochirurghi che hanno studiato anni per sapere cosa c'è qui dentro, parlo di quelli che si chiamano psicologi, psicoanalisti, eccetera eccetera, insomma tutta quella branca della medicina, penso si possa dire così, che studia la mente. Queste persone esistono proprio per un motivo, cioè per aiutare le persone che magari, non dico che non sono tanto a posto perché non sarebbe corretto, ma che magari hanno qualcosa da capire, cioè che devono capire che cosa c'è qui dentro. E sempre non sto parlando del cervello fisico, ma dei pensieri, della mente, eccetera eccetera, perché a volte, anche se non si è bambini, non ci si rende conto di quello che si sta dicendo e di quello, cioè del pubblico a cui si va a dire determinate cose. Perché un conto è dirlo magari in casa a due o tre persone, a scuola, in classe, di fronte a 10-20 persone, un conto è dirlo di fronte a vagonate di eserciti di persone che hanno opinioni, che sono stronze, perché su YouTube, cioè su YouTube, su internet, la maggior parte della gente che commenta, come dicevo prima, non è quella positiva ma è quella negativa, funziona così. E quindi anche qui mi chiedo, la piattaforma a quanto pare resta fedele al broadcast yourself, ma se yourself, se il te stesso ha bisogno di una rielaborata, allora potrebbe effettivamente essere un problema. E anche qui ci sono dei casi anche seri in cui mi dispiace parlare di censura, non è quello che voglio assolutamente, anche perché dovremmo probabilmente, mi includo anche me stesso, venire censurati tutti quanti. Però accidenti, cara YouTube, vedo che la libertà è sicuramente un tuo punto forte, a parte se posti 3 secondi di canzone o 3 secondi di videogame, allora lì no, proprio chiamate l'esercito, perché non si fa. Però si può tranquillamente parlare senza farsi problemi di morte, suicidi, di sessualità quando non si dovrebbe, ma quello chi se ne frega, non è mica un videogioco sotto copyright, cioè. No, è pure peggio, perché la persona in questione magari si sente offesa dai commenti bastardi della gente e magari si ammazza davvero. Ma che bello. Cioè, sono ironico quando dico ma che bello, sia chiaro. No, perché bisogna anche capire il tono della voce, bisogna capire i video, ma sapete come funziona. Tuttavia, da persona che un minimo capisce di algoritmi, di funzionamento di un sito, di server, eccetera, eccetera, mi rendo conto che sarebbe impossibile programmare un software, un algoritmo che capisca il contesto di quello che si sta dicendo, che capisca il senso, che capisca determinate cose e che magari o blocchi il video, che ne so, lo renda inadatto a minori, esempio. E mi rendo anche conto che è impossibile che YouTube paghi un determinato numero di persone per guardarsi ogni singolo video che viene caricato per decidere se può causare danni a qualcuno, sia a livello di pubblico sia a livello di creatore, perché sapete, il software non può capire determinate cose, le persone, sono tutte diverse, quindi magari uno può dire sì, questo video va bene, questo video non va bene, quindi tanto vale. Ma soprattutto mi rendo conto che la mole di dati che viene uploadata su YouTube ogni minuto è esagerata, e quindi in ogni nazione dovresti mettere tante persone che stanno lì pagate a guardarsi i video. Probabilmente non sarebbero neanche scontenti, però mi rendo conto che per un'azienda sarebbe una spesa non da poco. E mi rendo anche conto che poi YouTube verrebbe additata come azienda fascista, perché come dicevo prima, a quanto pare esiste o l'anarchia o il fascismo, le vie di mezzo sembrano essersi perse qualche pianura divina persa nel... boh. E quindi, scudieri, YouTube mi sta spaventando, mi sta inquietando, sta iniziando a farmi un po' più di paura, perché è vero che io desidero essere, come dicevo all'inizio del video, il re di YouTube Italia, cioè voglio essere libero, voglio essere
non voglio fare pregiudizi, voglio andare su qualsiasi isola, cioè voglio andare su qualsiasi canale senza farmi troppi problemi. Ma il mondo è oscuro, le persone sono oscure, fanno veramente di tutto, a volte senza rendersene conto, a volte senza capire che bisogna proteggere la mente dei bambini, la mente dei più grandi, che magari a volte non si rendono conto di quello che stanno facendo. E purtroppo la piattaforma non fa nulla, ma non è che non fa nulla perché non può fare nulla, non fa nulla perché in determinati casi non è facile fare qualcosa, comprendere un video, sia a livello umano sia a livello automatico. Io mi appello quindi alla buona fede dell'essere umano, che un giorno magari, so che non arriverà mai, ma lasciatemi in questa mia inutile speranza, mi appello al fatto che un giorno qualcuno pian piano si renda conto che forse è meglio parlare con altre persone, forse è meglio capire che cosa stanno facendo i bambini nella propria stanza con il telefono da 1.000 euro, perché i risultati purtroppo, basta andare un attimo su YouTube uscendo dai canali soliti che seguiamo, purtroppo i risultati si vedono. E finché uno come me, che modestità meanda, sono intelligente, capisce quello che sta guardando, può farsi una risata, chiudere il video e morta lì, sperando di poi riuscire a dormire la notte. Ma ci sono poi altrettanto persone che guardano i video e possono andare a insultare, offendere e purtroppo rovinare anche la vita di persone, spesso, non sempre, ma spesso inconsapevoli di quello che stanno facendo. E ho deciso in questo video di non fare nomi di canali che purtroppo ho incrociato sulla mia rotta, perché è inutile andare a fare pubblicità, anche se di poche visualizzazioni, ma è inutile far conoscere ad altre persone determinati individui, determinati video, perché secondo me non sarebbe giusto. Ho voluto parlarvi di queste cose, ma in generale, senza andare a citare nessuno in particolare. E dunque, scudieri, io col cuore pieno di speranza che le cose un giorno possano andare meglio, incominciamo a farle andare meglio nel nostro piccolo mondo di YouTube, poi pian piano espandiamoci magari al mondo intero, ma una cosa alla volta. Dunque, con la speranza ancora una volta nel cuore, scudieri cari, penso di aver parlato abbastanza anche per questo video, e noi ci vediamo in una prossima occasione. Io lo dico sempre, la teoria della scimmia. È la teoria della scimmia. Se dai a una scimmia un fucile, prima o poi o si spara o spara a qualcuno. In qualsiasi modo andrà, farà danni. E dare la tecnologia alla gente che non dovrebbe usarla è la stessa medesima cosa.